Bugerro, un paese delle Gleisiete, dalle cui miniere si estraggono calamine e blenda. Il giorno 4 settembre 1904 ci fu un gravissimo fatto di sangue. Ci fu infatti uno sciopero generale che culminò con la morte di 3 operai. Montini Salvatore di anni 49 da Sardara. Lidera Felice di anni 30 da Masullas. Il nonno Giovanni di anni 34 di Tramazza. Ci furono inoltre 11 feriti. La causa principale degli avvenimenti fu il direttore delle miniere, certo Giorgio Alessio, un turco greco che faceva subire agli operai continue prepotenze e maltrattamenti. Gli operai si ribellarono. Vogliamo un salario più alto che ci permetta di vivere e di mantenere la nostra famiglia. Quel maledetto greco turco ci fa lavorare come bestie, vogliamo lavorare onestamente. Io sono una madre di famiglia, lavoro come gli uomini, mi danno la metà del salario. Quel turco maledetto ci fa lavorare come bestie, non siamo più uomini, ma animali da mandare al macello. Prima la fanno lavorare le due, adesso ci vogliono far lavorare le uno, siamo stanchi di lavorare. Basta con lo sfruttamento di donne e bambini. Da 30 anni a questo orario ci sarà una rivolta. Non ci sarà nessuna rivolta. Se non rientreranno puntuali alla una, saranno tutti licenziati. Cambiamento d'orario. Invece di venire ai due, deve riprendere la sua.
Ciao. E se non venite a luna, si licenzierà a tutti. Sono. Buggerro, 4 settembre. Gli operai, organizzati da Battelli e Cavallera, tentano di trattare con la direzione, ma, respinti, continuano lo sciopero. Il direttore ha telegrafato a Cagliari per chiedere l'intervento dei soldati. Occupiamo le meglio! Andiamo alla
Padre.